Pace e bene, bentornati. Oggi 26 settembre ricordiamo i santi Cosma e Damiano. Ascoltiamo. I santi martiri Cosma e Damiano furono fratelli gemelli, secondo il martirologio romano. Ricevettero un'educazione cristiana e studiarono medicina in Siria. Animati da vero spirito di fede e di carità, si servirono dei loro studi per curare sia i corpi sia le anime, riuscendo a convertire al cristianesimo molti pagani. Rifiutavano per le loro prestazioni ogni compenso, venendo da tutti soprannominati anargiri, parola greca che significa senza denaro. Furono arrestati durante la persecuzione di Diocleziano e portati davanti al tribunale di Lisia, governatore della Cilicia. Rifiutarono di convertirsi al paganesimo e Lisia ordinò che fossero flagellati. Dopo questo primo tormento, ordinò che fossero gettati in mare, ma il Signore venne in loro soccorso. Le onde li spinsero fino alla riva e così poterono salvarsi. Il proconsole, allora che li voleva assolutamente morti, li fece gettare in una fornace ardente. Liberati miracolosamente dal Signore, dopo altri vari tormenti, furono fatti decapitare a Egea, probabilmente nel 303. Cosma e Damiano vengono ricordati per la loro professione, erano due santi medici, uomini che hanno dato tutta la loro disponibilità e tutta la loro scienza alla guarigione delle persone tramite la guarigione del corpo, e per la quale non richiedevano spesso neanche dei compensi, quindi era proprio un'opera di donazione totale. Vogliamo quindi oggi pregare per tutte le persone che svolgono la nobile professione del medico ed in particolare affidiamo alla loro intercessione Casa Sollievo della Sofferenza, il luogo voluto da San Pio proprio affinché la sofferenza, una realtà ineliminabile nella vita terrena, una realtà che ci rimanda immediatamente anche a Cristo, che Cristo non ha rifiutato nella sua vita, anzi l'ha accolta fino alla sofferenza più grande, la morte in croce, ecco, questa realtà della sofferenza potesse trovare una casa di sollievo. Allora, affinché questo ideale venga sempre mandato avanti, sempre custodito e rispettato, noi ci rimettiamo all'intercessione di questi due santi medici nobili, medici, grandi professionisti e grandi santi. Santi Cosma e Damiano, pregate per noi.